La casetta di Babbo Natale è l'iniziativa realizzata dall'equipe riabilitativa multidisciplinare della REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza operante a Santa Sofia de Piro, in provincia di Cosenza, che ospita autori di reato, gestita dal Centro di Solidarietà Il Delfino. Un'idea, quella della casetta di Babbo Natale, che nasce dalla volontà del superamento dello stigma del reo folle, persona da recludere perché ritenuta socialmente pericolosa, con un obiettivo puramente riabilitativo, volto all'inclusione, dove in questo caso i pazienti sono inseriti da protagonisti in un contesto cittadino dove poter vivere l'atmosfera delle festività natalizie con un minor senso di solitudine derivante dalla loro condizione di reclusione e soprattutto dalla lontananza dalle loro famiglie. Il progetto nasce proprio con l'intento di regalargli un momento di spensieratezza, di felicità, se vogliamo, dato la loro condizione di detenzione, condizione che ovviamente in questo periodo natalizio è causa di sensazioni di solitudine, isolamento, e quindi questa iniziativa è volta proprio a regalargli un momento di festa insieme alla cittadinanza di Santa Sofia. Abbiamo accolto favorevolmente la proposta della REMS Gigranieri di Santa Sofia de Piro per questa iniziativa veramente, veramente bella che ha appunto dei protagonisti speciali, possiamo definirli speciali. Con gli ospiti della REMS c'è un ottimo rapporto con le istituzioni, con il nostro comune, sono tante le iniziative che durante l'anno mettiamo in campo. Questa è la prima, però, un evento natalizio, è la prima volta che riusciamo a realizzarlo e siamo veramente felici.